la mia migliore amica è giù, con lei mi caserai. È tutto ok, chiamami, chiamatemi, chiamami, chiamatemi Joe. Wonder Show, Made in Joe. Gli aironi durante la migrazione si spostano stretti in gruppo per difendersi dagli attacchi dei predatori. Lo stesso fanno i bufali nella savana africana quando nei paraggi c'è un leone. Insomma, l'unione fa la forza in natura. Normale avere bisogno dell'aiuto di qualcuno. Scienze di prima mattina. Mi devo preoccupare? Ti passo. Oggi grosso li porto a interrogare. Beh, che avevi da farmi vedere? Questo. Ieri alla sfilata sei stata una grande. User anonimo. Ah, spasimante e misterioso, eh? Credi di farcela capire chi l'ha scritto? Beh, posso provarci. Però anche tu dovresti fare una cosa per me. Torno subito. Già, l'unione fa la forza. Tu hai bisogno degli altri esattamente come gli altri hanno bisogno di te. Proprio come in uno stormo di aironi. Non ancora. Fatto. Perdona, sai, ma con tutti questi soldi... Tutti questi spiccioli, vorrei dire. I pezzi grossi si contano in fretta. Sono contento di vederti di buon umore, Dorotea. Così la prenderai meglio quando vedrai la cifra scritta qui sopra. E perché non dovrei essere di buon umore, dato che lo stilista Pierpaolo Forrester ha acquistato l'intera collezione? Ah, non lo sapevi? Che sbadata. Mi sono dimenticata di dirtelo. Già, pensa che anch'io mi sono dimenticato di dirti che ho venduto il brevetto dell'Elio Grill. E sai... Un'invenzione come quella vale un sacco di soldi. Bando alle ciance, spara la cifra. Ma che cosa? Pari. Al centesimo. E queste sarebbero, scusa? Hai presente Caro? La mia ragazza? Ti ho parlato di lei, sì? Uh-huh. Beh, gestisce il giornalino della scuola sua, Siaro. E ecco, mi avrebbe commissionato un articolo sulla mia esperienza in Italia. Sai, il tema dell'integrazione, quella roba lì. E questa con l'integrazione cosa c'entrano? No, eh? A parte il fatto che le gondole stanno a Venezia. Ma poi questi sono tutti luoghi comuni. Sembra che tu l'Italia abbia vista solo in cartolina. Dici? Dico. Il testo l'hai già scritto? Sì. Ho buttato giù qualcosa, eh? Sentiamo. Allora. L'Italia è detta bel paese. Per il suo clima e per la ricchezza del suo patrimonio artistico e naturalistico. È altresì detta stivale per la caratteristica forma della parte peninsulare che si allunga nel mar Mediterraneo. Ma cos'è? Ti sei copiato l'enciclopedia? Più o meno. Mi sa che c'è un bel po' di lavoro da fare. Ma quanto tempo ti hanno dato? 3 settimane. Beh sì, dai, allora abbiamo un sacco di tempo. Vedrai che qualcosa ci inventeremo. Sì, però il fatto che le 3 settimane scadrebbero stasera. Stasera? Dammi una mano, se non mando niente entro oggi, Caro mi strozza. Aiutare gli altri è bello, d'accordo. Allora, qualche idea? Se me lo chiedi ogni 5 secondi non riesco a pensare. Ma spesso è anche molto faticoso. Allora? Passato il pasticcere stamattina. E il lattaio? E il fornaio? Ma chiedere l'aiuto di qualcuno, beh, quello può essere anche più difficile. Aspettami qui. Dove vai? Lasciali perdere. Senti, avrei bisogno del tuo aiuto. Tracce di sarcasmo? Negativo. Presenza di secondi fini?
Non rilevata. Avanti, sentiamo. Dovresti dare una mano a Mario per l'abbigliamento. Dagli un look più... più italiano, insomma. Pensi di poterlo fare? Ovvio che posso. Ma la domanda è... perché dovrei farlo? Beh, tu non hai niente contro Mario, giusto? Giusto. Allora? Va bene, lo farò. Ma ad una condizione. Ah! Mario mi deve portare fuori. Come, scusa? Sì, ho voglia di cinema oggi. Cosa sarebbe questo, ricatto? Io lo definirei piuttosto una grossa occasione. Ma quanto è disperato il tuo amico? Beh, non così tanto. Andiamo, dai. Come vuoi, se vuoi continuare ad andare in giro vestito come un... ecco. Beh, meglio così che conciato come un albero di Natale. Pronti? Senti, non so se è proprio il caso. Preferisci mandare a Carol la foto della Torre di Pisa? Dai, che ci vuole un attimo. Va bene. Dai. Oh. Dai, a cambiarti che Nico ti aspetta. Ok. Grazie. Figurati. Ci sono momenti in cui hai così tante cose da dire che alla fine non te ne esce nemmeno una. E poi all'improvviso scopri che le parole giuste erano quelle più semplici. Grazie per l'aiuto. Figurati. E poi è bello quello che stai facendo per Mario. È quello che si fa per gli amici, no? Come hai fatto tu con me per la foto del concorso. Foto? Quale foto? È uno scherzo. Ma perché mai? Se la sua foto si è classificata prima vuol dire che è bella, no? Ma io non ho... Quindi ci sei? Devo scappare. Comunque, sì, insomma, volevo dirti che alla sfilata... quando sei salita sul palco, sì, ecco, volevo dirti che l'ho apprezzato. Sì, insomma, ci vuole coraggio. Ciao. Ciao. Ma ecco dove ti eri cacciata. Senti, non c'è più bisogno che tu scopra chi mi ha scritto sul blog. Come? Non ti starai mica tirando indietro, eh? No, no, è solo che l'ho scoperto da sola. Ah, sì? E chi sarebbe? Filippo. Filippo? Ma te l'ha detto lui o l'hai capito tu? L'ho capito io. Vabbè, io comunque vado avanti con le indagini. Che un conto è sospettare e un altro conto avere le prove scientifiche. Come vuoi. Secondo me è tempo perso. Chi va là? Mario e Joe. Che volete? Ci sarebbe quella cosa. Quale cosa? Ah, già. Prendo la roba e arrivo. La polvere è una gran brutta bestia. Andiamo. E concludendo di Mario, mi piace soprattutto la sua simpatia. Il suo carattere radiante. O si dice radioso. Vabbè, quello. E poi la sua sincerità. E naturalmente la sua simpatia. O quello l'avevo già detto. Stop! Grazie. Allora, sono andato bene? Bene, bene, sì. Lo so, mia madre lo dice sempre che ho la stoffa dell'attore. Tanto poi, dove mi inceppo, lo tagliate, vero? Vero, sì. Le magie del cinema. Altro che magie. Qua ci vogliono i miracoli. E le altre interviste? Un po' meglio? Insomma, qualcosina forse si salva. In compenso, ci sono queste. No, 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 non così basso. Su, più in alto. No, più in giù. Più in giù, giù ancora. Giù, un po' più a destra. No, l'altra destra. Beh, mica male questa. Insomma, ti sembro integrato? E non hai visto le migliori. Ma queste da dove vengono? Diciamo dal mio archivio personale. E infine manca il grande pezzo. Ta-da!
Ho sempre desiderato viaggiare, vedere luoghi lontani, conoscere persone. Quest'anno però ho imparato che è possibile viaggiare anche senza spostarsi di un metro, grazie a persone come Mario, che hanno portato un pezzetto di mondo a casa nostra. Ma chi l'ha scritto? Santini. Santini? Ma se nemmeno sai scrivere in italiano quello. Diciamo che c'è stato l'aiuto di qualcuno. Alla fine l'integrazione è proprio questa. Poter contare dovunque ti trovi sull'aiuto di chi ti sta vicino. Collaborare, insomma. Proprio come in uno stormo di aironi. E a volte succede che la collaborazione scatta anche tra quelli che pensavi essere i più acerrimi rivali. Che dici, Grossi? Come squadra, io e te non andiamo poi tanto male. Mi duole ammetterlo, Dorotea, mi duole ammetterlo. Aspetta, che non sono pronto. Parto? Parti. Bella, amici degli States! Oggi sono qua per parlarvi del vostro fratello Mario. È un bel tipo, uno a posto, insomma è un tipo tosto. Mi piace il suo stile, si veste come vuole. Arriva da Seattle, is ready for the battle. Si muove alla grande, dimostra ne sa tante. Ascolta il suo sound, è un ritmo che fa tatatum, 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 tatta. Tatatum, 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 tatta. Ok, grazie, basta così. Tatatum, tatatum, tatta. Tatatum, 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 tatta. Ok, può bastare. Già fatto? Come sono andato? Nella prossima puntata. Oggi alle 3 prove generali. Non voglio scuse, chiaro? È che ho promesso di fare un dolce per la compagnia, ma qua c'è qualcosa che mi sfugge. Assaggia? Vai qua, che sarà mai. Grazie, mi hai salvato la vita. La prossima volta scommettiamo. Su cosa? Su blog, no? Ho fatto i miei controlli. Eccoci qua. Infatti, era proprio il caso di farci due chiacchiere. Ma sei sicuro? Al 100%. Ma? E poi, meglio parlare che scriversi, no?